Eccoci amici appassionati di padel, la lunga maratona del venerdì dal Montefalcone Padel Club di Trani. Stiamo trasmettendo il seconda tappa dello Slam by Mini 2023, è il terzo degli 8 ottavi di finale, il terzo dei 4 che trasmetteremo, che vi proporremo qui dal campo centrale. In campo, classifica 1-1. Per chi è al servizio, giocatore di destra, cappellino nero, berretto in testa, Simone Cremona, uno dei 3, 4, 5 più forti d'Italia, sì, non di più. Sì, sì, anche questo è vero. Al suo fianco, giocatore di sinistra, polsino bianco, scarpe bianche per differenziare, perché è una partita triste nelle, cromaticamente parlando. È vero. E al suo fianco c'è Aris Patiniotis, non più tardi di 2 anni fa, numero 50 al mondo. Sì, sì. 50-55 al mondo, credo. Purtroppo si infortunò gravemente. Sì, rottura del tendine d'Achille, se non ricordo male. Lo abbiamo seguito un po' tutto il suo percorso riabilitativo. Vabbè, Aris è di casa, è un amico che per fortuna ogni tanto ci viene a trovare. A trovare. Diciamo che il tennis sta bene, visto come ha saltato adesso, insomma. E di fronte, di spalle rispetto alle nostre telecamere, i due pugliesi, perché insomma io direi che Lucas Bracchi possiamo adottarlo, possiamo farlo diventare... Lo abbiamo già fatto. Baresi a tutti gli effetti, insomma. Per cui, giocatore di destra, Mancino, cappellino bianco, questo che ora ha sparato una pallata direttamente a vetro, Lucas Bracchi, giocatore di sinistra. Lui è nato anche in Puglia, oltre che essere adottato, fra l'altro lo dico con orgoglio, mio compaesano, Giulio Lovascio, giocatore del circolo di Montecarretto di Conversano. Pronostico chiuso? Intanto Giuseppe è tornato a trovarci. Sono tornato per il grande match. Il direttore sportivo Giuseppe. Pronostico chiuso, ragazzi? Beh, sulla carta, anche per il fatto che scendono in campo riposati e non dopo sì, due sono ore la di prima battaglia. Partita, sono tessere numero 8, sono entrate adesso in tabellone Cremona e Patiniotis, mentre ricordiamo Lovascio e Bracchi hanno... No, hanno già giocato una partita stamane, Aris e... Hanno giocato stamattina? Sì, assolutamente sì. Ah, ok. Anche se pronostico con Lucas mai dire mai, Quello sì, dico, però Lucas ha finito un paio d'ore fa una battaglia con Giulio con i crampi, insomma, bisogna vedere come ha recuperato Giulio, speriamo bene, anche perché ci vogliamo divertire, quindi. E siamo qui per quello, intanto battezzano fuori una palla che stava rimanendo dentro. E poi come diceva Giuseppe, con Lucas è sempre possibile tutto. anche se questo qui è un atleta pazzesco, Simone Cremona è un atleta, lui l'anno scorso abbiamo scambiato un po' di chiacchiere, è uno che si sveglia la mattina alle 5, va in palestra, si fa vede, è molto palestra, costruito fisicamente, poi lavora sul campo, poi l'alimentazione, poi il nutrizionista e poi il fisioterapista, insomma è uno che vive di padel. Quei due di fronte un po' meno. Aris, ricordiamo, Patiniotis, lo dico anche a Giuseppe, Patiniotis numero 55 al mondo, sì, più tardi due anni fa. Lo conosciamo bene anche qui. 1-1. Peccato per l'orario. Sì, è vero, sono andati via in tanti purtroppo, perché insomma il venerdì sera regala emozioni, poi insomma Trani è una città che si lascia vivere di sera. Il gran punto è di Patiniotis. 15-0. Ci sarà sicuramente il gruppo di Conversano e di Monopoli a sostenere Lovascio e Bracchi. 30-0. Gli ammortizzatori di Bracchi quasi proverbiali quando scende così
Eh sì, troppo intelligente. Sale il tono di voce anche dei pochi, non neanche tanto pochi, degli spettatori presenti. Scherzo. Dall'altra parte chi è in campo? D'altra parte credo che si finirà verso le 2 di stanotte. Ci sono da fare 3 partite, ma secondo me i giudici sposteranno qualcosa da qualche altra parte. Perché sì, l'ultimo incontro sicuramente. Io mi auguro anche su questo campo, perché veramente rischiamo di finire a notte inoltrata. Boom boom, Simone, Cremona, 2-1, cambio campo. Fasi di studio, come direbbero i vecchi commentatori. Sto notando che Aris, che era affezionato a Varlion, ha cambiato racchetta, non so da quanto. Sì, l'ho notato, aveva quella Varlion fucsia, vero? Sì. Il modello fucsia. Passato a Yoma. A Homa, come direbbero Homa. Quelli studiati. Belli. Tra l'altro il modello Yoma, che roba è? Non riesco, mi sembra nera col logo. Capo, è probabilmente un modello dedicato. Beh, insomma, sì, potrebbe anche odiare. Potrebbe. Insomma. Però. O magari una Varlion camuffata. Una Jarlion. Una Jarlion. Come ha fatto per qualche tempo. Chi fu che aveva cambiato sponsor dei big? Sanio. Sanio, sì, bravo, che per un po' di tempo pare che giocasse ancora con la vecchia, ma sì, con sì. Il logo stampato sopra. Invece Maestro Bracchi sempre fedele alla sua Delta Pro. Sì, infatti. Della Head. Abbiamo fatto poi pubblicità a tutti, così non ci rimane male nessuno. 2-1-2, Bracchi a servizio. Questa è brutta. 0-15. Questa vibra Giulio ce l'ha. Vediamo come esce da vetro forte a tirare addosso a Patignotis. 0-30. Amici, sì, sì, prego, grazie. Luca spara via una palla dal nervosismo. Credo sia 3-1. Sì, esatto. E servizio. Quindi breccati subito, inizio sì, set. Tra l'altro ancora non sembra partita il match dal punto di vista agonistico. È qui un grande smash al salto. Un grande smash al salto di Aris Patignotis. 15-0. Direi grande gesto atletico. Eh sì, dicevamo prima la rottura del tendine d'Achille, diciamo che pare viene recuperata al 100%, perché lui c'ha sto smash al salto che è bellissimo. Qua, 30-0. Non sembra informissima Lovascio. No. Anche le movenze non. E l'atteggiamento del corpo. Non presagiscono nulla di positivo. Sì. Cos'è? Doppio fallo?
No, era da ripetere la prima palla. Bravo Lovascio, addosso spara, ma nulla può, poco di più può fare Aris Patiniotis. 30-15. Troppo bassa, ci voleva una talpa per tirarla su sta palla. Palle per il 4-1. E c'è 4-1. Sta andando via partenza, troppo veloce. Partenza in salita per Bracchi Lovascio. Spero che non sia un arrivo più che una partenza. Giulio ha detto è impossibile giocare così con i semicrampi. Ha parlato di semicrampi. Di qua. E ora gli ha detto tiro tutto. E lui non ho capito che sta rispondendo. Da quel che dice Lucas sembra condizionato dal problema alla gamba. E quindi gli ha detto sei spento, sì. Agonisticamente, beh, insomma, una situazione non è facilissima. No, sarebbe stato bello vedere una partita con un sì. Bracchi Lovascio al 100%. Uno, quattro, a servizio Giulio Lovascio. Forse usciva. Però da qua è difficile. Patiniotis salza su Lovascio. Lovascio cattivo. Bracchi blocca la volée di rovescio e Cremona non riesce a trovare l'angolo, lo strettino. 15-0. Vedi, Giulio scalcia con la gamba per cercare di allontanare il crampo. Va che bravo, 30-0, Lovascio dall'alto, timidi applausi. Questa, ragazzi. Sì, questo è team. No, però l'ha presa sul piede, sul tallone, sulla, vicino alla caviglia, qualcosa del genere. 30-15. Poteva saltare un altro tendine. Speriamo proprio di no. Speriamo proprio di no. Fa sentire la voce, il punteggio gridato, chiamato a voce alta, Bracchi. No. Che bella! Simone Cremona chiude col polso il finale di questo dritto. 40-30. Col pulso, come direbbero gli argentini. Che bravo Giulio di polso. Qui il nastro è pugliese. 4-2. Reagiscono break, al momento. Un break. Sempre un break, sì. È sempre un break. Reagiscono al momento difficile. Lovascio sembra aver trovato un po' più di fiducia e di tranquillità nella gestione dei suoi infortuni, tra virgolette. Errore inaspettato di Lucas Bracchi. È 15-0.
Errore inaspettato di Patignotis. Quindi si parla. E si va avanti a errori per il momento. Come? Si va avanti ad errori per il momento. Sì, non è una partita bellissima, dobbiamo essere sinceri. Al momento un po' condizionata. Sì, è vero. Bravo Patignotis, rapidissimo. Aggredisce la rete, aggredisce la palla e spinge, la spinge rapida, rapida e bassa. 30-15. Il nastro è milanese. 40-15. Contropartita di rovescio laterale di Lovascio, molto bello anche stilisticamente, poco però utile alla causa. È stato un colpo più della disperazione. Siamo subito 5-2. Subito 5-2 con un game da portare a casa per i nostri, per cercare di rimanere lì, perché alla fine resta un break. Resta un break. Batte 2, risponde 5 al servizio, ci va Lucas. Sì. Giulio sembra avere sensazioni migliori, anche nella gestualità sembrano più convinti. In qualche modo Cremona, che in quanto a riflessi non ha molti giocatori che De Hada Aris Patignotis, la rivediamo senz'altro. Roberto, eccola qua col dritto, la nasconde fino all'ultimo, stupenda. Oh oh oh, 15 pari. Questa non si prende, spacca la pallina Patignotis. 15-30, attenzione. Anche questa credo che finirà così, con un'altra pallina spaccata, un'altra pallina portata fuori. Lo vedo abbastanza in forma Aris, eh? Sì, bello pimpantello. 15-40, due palle, set, due set point. Che bella la volée di rovescio di Bracchi, che mi ha fatto innamorare. 30-40, lo ha fatto lui, tutto di classe a questo punto. Che bravo Giulio, qui si è messo col petto sulla rete, cattivissimo con la volée di rovescio. 40 pari, punto d'oro risponde immagino Aris, sì, esatto. Aris, sì. Ora passano tutti. Perché
aveva toccato il vetro con la racchetta e quindi ha rischiato di... ha perso potenza il colpo. Eccolo al terzo tentativo, lo portano a casa, si alza la volée e Simone Cremona attentissimo, non si fa sfuggire l'occasione. 6-2, primo set in, in archivio, pardon. Si va al cambio campo. Vedo Gianluca Di Salvia, con chi gioca? Di Salvia, con chi gioca e contro chi gioca, Roby? L'ultimo match sarà? Sì, l'ultimo match qui. Galassi Di Salvia contro Sinicropi, immagino, Graziotti. Mm. Galassi Di Salvia, Sinicropi, Graziotti. Ultimo match della sera. Sono una delle coppie più in forma del momento, Sinicropi, Graziotti. Graziotti, sì, sì. Cremona Patiniotis, dici che è inedita come coppia? Io non l'avevo mai visti giocare sì, insieme. Ma magari insomma, poi i tornei sono tanti in giro per l'Italia, magari ci è sfuggito qualcosa. Pallata di... Eh sì, ripartiamo da dove eravamo rimasti, sì, dove sì, eravamo, sì, dovevamo, sì. Avevamo finito. Partiamo con uno smash di potenza di Aris. Eh sì, da sotto le gambe, mano, ma resta, finisce lunga più che resta lunga. Giulio, lo lascio, sussulto. Alza Lovascio, vediamo che fa Patiniotis, ancora là, quasi di spalle Lovascio, la palla è lunga, 40-15. Riesce a farla uscire, era appena lunga. Okay. Permettetemi di sorridere, sentire Cremona che vai, parla in spagnolo col compagno, ci sta, ma che chiama Giulio Julio mi fa impazzire io. Julio Atras ha detto prima. 1-0, Cremona Patiniotti, si cambia campo, rimettono il nasino davanti e vediamo se proveranno sin da subito la fuga. Non sembra proprio in formissima il buon Giulio, ma è inutile ripetere. Sta soffrendo, mi guarda. Vorrebbe le tue gambe in questo momento. Ma le mie gambe penso che sono... Meglio le gambe sue. Sì, le sue rotte. Meglio le sue rotte. Sì, la voglia, la voglia. Peccato perché sta sfilando via molto rapidamente, poteva essere una grande partita. Io sì. Credo che Giulio, a differenza degli altri tre, debba migliorare molto nella fase difensiva in queste partite. Cioè nel tenere nella misura delle difese, nella misura dei colpi, che se vediamo... molto spesso rispetto chiaramente a quelli dei suoi di questo livello rimangono appena corti. Sì, sono d'accordo. Sui colpi offensivi
molto bene, devo dire. Sì, è meno indietro sui colpi offensivi, sono d'accordo. Esatto. Però se te lo ricordi è cresciuto tantissimo nella fase difensiva. Sì, eh. sì. Io non sto dicendo che non sia cresciuto, sto dicendo che deve puntare un po' di più su quello ora. Perché ancora... la vera differenza che si coglie è quella ora, a prescindere dall'infortunio e da... Sì, sono molto d'accordo con te. Patiniotis ovviamente intelligente, la fa morire nell'angolo. È 0-15. E ne ha tutte le capacità, eh. Sta bene Patignotti, cioè va a prendere lui le palle di Cremona, non di uno pigro, voglio dire. Intanto Simone recupera una grande palla che Aris spreca. L'avrebbe fatto lui sto punto. L'avrebbe grande lui. Palla recuperata da Simone Cremona. Sì, quasi fantascientifica. Invece Simone da un paio d'anni c'ha Macron, no? È stato uno dei primissimi a sposare la causa di Macron, che si affacciava nel mondo del padel. È arrivato lì come un gattone sulla rete. Bravo, non ci mettiamo a giocare alle volée con Giulio, però, eh. Se ci mettiamo a giocare alle volée con Giulio, ci si può scottare. Beach tennista di ottimo livello, Giulio Lovascio. Per cui, insomma, quanto a riflessi, gioco al volo addosso. Bisogna stare attenti. Ci sbaglia una volée molto sanguinosa la volée, ovviamente subito smentito, perché la regola numero uno dei telecronisti, quelli scarsi ovviamente. Si alza, sì, però è lì attento Simone Cremona. Por 4 30-40 e subito momento delicatissimo. Momento delicatissimo. Sì, arrivano dappertutto, ci hanno troppa gamba. Come la vediamo questa coppia Patignotis-Cremona in prospettiva? Vittoria del quarti, torneo. Semi e finali di domani. Chi affronteranno nel caso vincessero? Vediamo il tabellone, approfittiamo tanto, insomma, il gioco. Allora, abbiamo Cremona, stanno intanto là. Qui sta succedendo trovano, di tutto. Trovano, perché sono testa di serie numero 8, trovano Di Giovanni e Cattano. Aia, quindi già domani si parte forte. Sì. Aris intanto sbaglia un dritto. Bella partita, non è facile da pronosticare. No, ti dirò, no, assolutamente, perché insomma Patignotis probabilmente è più forte di tutti e quattro. Decisamente, toglierei probabilmente. Tutto sommato si equivalgono, forse Digio ha più soluzioni. Diciamo, io punterei su Patignotis Cremona, però... potrei anche essere smentito. Sono d'accordo con Francesco, li vedo addirittura tra i favoriti, forse sì. I favoriti per la vittoria. Sì, ci sta. Mi sarebbe piaciuto vedere Perino e Calnescia. Ecco, quella era un'altra coppia che poteva puntare Perino a vincere. Perino è un altro di altro livello, diciamo così. Un gradino sopra tutti, come Patignotis, secondo me. E non c'è Carriero, non c'è Carriero in tabellone. Sta per rientrare. Lo aspettiamo per il prossimo torneo qui a Montefalcone. Rientrare dove? Non per sapere. Al prossimo slam. Al prossimo. Diciamo, non so dove lo facciano. Nervosismo nel box, ma ci sta.
Ci sta, più che altro Lucas probabilmente è dispiaciuto per non potersela giocare. Sì, non potersela giocare alla pari. Alla pari, sì, sì. Assolutamente sì. Sono volate le conce, come si dice. Sì, 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 sì. Storto Simone Cremona in questa gamba tarallo da calciatore. Serve credo Giulio. Bracchi a servire, ricordavo male, l'ultimo del quartetto. Però Bracchi tra i piedi di Simone Cremona. E buona, il top, e poi arriva come un gatto su sta rete. Bracchi è lì. Eh no, questa è morta. Muore, questa muore. È morta. Comunque, a parte il padel, no? C'è una differenza fisica evidentissima tra le due coppie. Tra le due coppie, ah, sì. Cioè, tanto 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 fisico in più, tanto tanto freschezza atletica in più da parte di Cremona e Patiniotis, ma insomma ricordiamolo, loro fanno gli atleti di mestiere e Bracchi fa l'istruttore di padel, non gioca quasi mai partite al suo livello. Certo, è vero. Giulio fa un po' entrambe le cose, però insomma questo è un pezzo di bravura, questo è un pezzo di bravura, avrei voluto tanto esaltarmi per il punto portato a casa a Bracchi, lo meritava. Qui esagera Patiniotis, esagera Aris Patiniotis su questa, sull'ovascio che caricava. L'aveva la quasi presa, però sì, effettivamente è stato un azzardo. Comunque io ho commentato, ho visto partite di Cremona forse 7-8 in vita mia, non ho mai visto che il compagno che gli va a togliere le palle, cioè che è una macchina. Cioè è Aris che sta andando a far, tiene riposato Cremona praticamente, cioè di solito è lui che si divide, si mette tutta la sua corsa a disposizione del compagno, oggi è il contrario, cioè incredibile. Gioco, lo portano a casa. 3 giochi a 1. Bracchi Lovascio. Vamos. Come ultima partita commenteremo Sinicropi, Graziotti, Galassia di Salvia. Lei. Altra bella partita. Sono degli ottavi meravigliosi. Buena Simo, buena. Molto buena. 3-1, 15-0, Cremona Patiniotis. Sembrano indirizzati verso il quarto di finale di domani. Tutto sommato, France, la partita che dovevano vincere l'hanno vinta. Bracchi, sì, Lovascio. Hanno fatto il loro. Peccato perché. Che dovevano vincere. La partita, insomma, non era facile. Dovevano vincerla loro, chiaramente. Che comunque hai battuto Tinti, no? Che, insomma, ex campione d'Italia qualche anno fa. Credo in coppia con Cotto, vado a memoria, ma. E la memoria mi tradisce, devo dire. No, guarda quello, guarda che cosa è andato a prendere contro parete. Quando lo fa il punto? E intanto Patiniotis si inventa un che grande meraviglia, punto. Che meraviglia, è vero che il nastro l'ha aiutato. È vero che il nastro l'ha aiutato, però sì. Che fenomeno. Che recuperi.
40-15 a rete la volée di Patiniotis. C'era dietro Cremona che avrebbe giocato con relativa tranquillità questa palla, ma Patiniotis aveva scelto di entrare e quando scegli di entrare solitamente vai fino in fondo comunque. Lungo, questo è lungo, 40-30. Piccola chance. E niente da fare. Si è incattivito così avanti, insomma. Come? L'avrei aspettato un po' più dietro. Sì, ci può stare la tua analisi. Però avesse fatto la volée vincente o in campo. Sei d'accordo con me, il maestro Bracchi? Tra maestri c'è feeling. Tra l'altro la scuola dei maestri del Kendro è quella alla quale appartieni. L'ha bagnato, sì. E lui vuole asciugarsi la mano, però insomma. 4 giochi a 1, 1 a 4, 1 serve Giulio, come dice Cremona. Comincia a inumidirsi il vetro, non so se l'hai notato. Comincia la palla a inumidirsi. Non risponde. Questa, qualche ora fa questa non moriva così. Ancora Patiniotis. A prendersi pallate addosso. 30-0. Boom boom, un po' a sorpresa. Lucas Bracchi, 40-0. Game di transizione per Cremona e Patiniotis che hanno rifiatato un attimo. Probabilmente, immagino, nei loro programmi per ripartire al 100 all'ora in vista dello sprint finale. Questa è brutta. Questa è brutta. A mezza grata, 40-15. Eccola là, che bella, l'uscita al centro è sempre un'ottima idea. Bracchi, 4-2. Al servizio, Aris Patiniotis. Aris è di spagnolo? Argentino. È argentino, di origine evidenti greche, insomma. Resta dentro, ma non ci arriva Lovascio, 30-0. Un altro game che va via molto veloce, sì. E non è un buon segno. Come avevamo temuto.
avevano rifiatato un attimo il game precedente. Ha visto. Però c'hanno due, sono due cavallette, non sono due esseri umani questi. Errore di manovra di Cremona, credo che ne ha fatti tre in carriera a naso. Tanto il freddo cala, sì, sempre di più. Io sono leggero, nonché facilmente raffreddabile. Siamo 5-2. 5-2 è un po'. Se riusciranno a tenere il prossimo gioco e comunque lasciare l'incombenza della chiusura del match alla coppia numero 8 del tabellone. Che bella, che bella la carezza di Simone Cremona. 0-15. Scorrono già i titoli di coda. Questa volta nulla può il buon Patignotis. 15-30 sulla rabbia. Ha scaricato un po' di rabbia questa pallina, Lucas. Contro parete quasi di spalle di Patignotis. Lavora la vibora in angolo, lo lascio. Ne fa un'altra questa volta al centro, lo muove, poi lo attacca con la volée. Coinvolto nello scambio Bracchi, che va a stuzzicare Cremona, poi va da Patignotis, blocca la volée Lovascio, da terra al Bracchi, ancora Lovascio, volée meravigliosa alla grata, e poi forse perde l'appoggio nel momento della spinta. Gli ha ceduto forse la gamba nel momento in cui ha spinto. Sì, sì. Siamo ai match point. Siamo ai match point. 6-2. 5-2. 15-40. Ancora Cremona che alza. Spedisce in angolo. Bracchi. Patignotis lo aspetta dietro. Poi aspetta il rimbalzo della grata che lo premia. Ancora Cremona. Bracchi. Patignotis. Lucas. Cremona.
col rovescio piatto contro parete di Patignotis. Bracchi fa, finge di spingere, la fa morire, ma Patignotis ovviamente ci arriva e tira un pallonetto perfetto, che meglio di così non si poteva tirare. E poi è Giulio Lovascio che in allungo non riesce a tirare di là la volée. 6-2 Lovascio Bracchi. Finisce così l'avventura dei nostri nello Slam by Mini, nella seconda tappa del circuito Slam. Beh, vanno come avanti. Da previsioni. Beh sì, il pronostico però... rispettato, però dispiace non aver potuto vederli al 100%, ci siamo sicuramente divertiti di più. Sto ragazzo è Graziotti? Sì. Altro fisico interessante, diciamo così. Eh sì. Gioca a sinistra. 6-3, gioca a sinistra, sì, immagino. Figurati che coppia con Abate fra qualche anno, eh. Vedrai. Mica male, lui mi sembra più grande Graziotti, no? Non credo so quanti anni abbia, però. Ciao. Però è un profilo abbastanza giovane. Va bene, allora vi salutiamo, vi ringraziamo e vi diamo appuntamento tra qualche minuto.